Biasco, buongiorno, ben trovato. Oh, io con lei, ecco, oltre a tutto quello che sta accadendo, che adesso insomma, commenteremo, però partirei da un numero. Il numero che ha dato lei, francamente, mi ha un po' impressionato, anche perché lei la conosco molto bene, ormai è una persona cauta. Ha detto a fine marzo la terza ondata potrebbe portarci a picchi giornalieri di 40.000 contagi. Perché? Sì, è un modello matematico di alcuni colleghi che mi hanno prospettato e che si basa sulla constatazione che ad oggi siamo in una rampa che è iniziata dal 20 di febbraio e che assomiglia a quella della seconda ondata. E questo è una proiezione che ha dei margini di errore, quindi è stato poi riportato, diciamo, il livello massimo fra quello che possono essere, diciamo così, i valori di proiezione nel tempo, ma di fatto è una tendenza che stiamo vedendo, perché Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, la Puglia, la Campania sono in continua ascesa, soprattutto i dati riferiti ai ricoveri che si accumulano a saldi sempre positivi della terapia intensiva, di quella che è la, come dire, il numero di ricoverati, e in Piemonte, in Lombardia, già la decisione di posticipare quei ricoveri cosiddetti elettivi, quelli procrastinabili. Allora, Pagliasco, fermiamoci un momento.